Allora, la vita mia, i genitori miei non li ho mai conosciuti. Che fine hanno fatto? Che significa? Scopa mia madre, che mi fa ragazza madre, mi lascia e poi se ne va. Mio padre, non so chi Questa è è. una tua ipotesi. È la mia ipotesi. Quindi, questa qua stava incinta agli 54, nel 1954, che mi ha rigenerato, sono partorito. Allora, mi hanno lasciato in un convento, significa, poi Tu ti sai il dico, convento, come si chiama sto convento? Builla Ermica, Com'è? a Builla Ermica, pronto Boilla Ermica, Ermica. È pronto di il nome Frosinone, del convento Boilla Ermica. è un comune di In Builla Ermica, provincia di. Sta in comune, nel comune di tra Frosinone. Frosinone Latina, Tra che Frosinone fa e Latina. un'altra Colleferro, coppa la montagna, Sulla montagna vicino Colleferro. da là. Colleferro sta a Roma, Colleferro. Fa brucia di Roma, lo so, però, cioè, voglio dire, Quindi tu sei hanno stato. confine tra Frosinone e È Roma, no, vicino, Colleferro. capito Ti come hanno rimasto discorso? in questo convento. Esatto. Appena nato, insomma. Partorito e lasciato, quindi mia madre la conosco E questo poco. chi te l'ha detto, questo fatto Eh? qua? Chi te l'ha detto? E me l'ha detto mia madre che mi sa pigliare. Poi mi ha detto a me, tua madre non esiste proprio. Tua madre è questa che ti ha adottato, ha detto tua madre non esiste, Adottiva, ha detto perché? non l'hai mai avuta, Perché è ha morta. detto non esiste, ha detto mamma, possibile mai non esiste, ma sentite a me, ma partorito tu dici non esiste. Ma a te chi ti ha detto che non era questa la tua madre Lei dice non l'hai mai avuta, non la conosci proprio, tu non ti sa proprio, mi ha detto a me, fino alla vera? morte, non mi ha avuto dice, però sai che mi ha detto prima di morire? Ha detto se la vuoi cercare, puoi andare. Che significa? Che lei sa qualcosa, sapeva qualcosa, ma non me l'ha mai detto. Se l'ha tenuta in segreto. Questa adottiva sapeva qualche cosa. Comunque io non l'ho mai conosciuta. Mo, dottore, io sai quello qua. Lo volevo cercare dopo, però c'erano troppi soldi. Io non so che faccio idea. Non so il DNA. No, non so niente. A meno che non si è creata una famiglia. Allora io cerco di rinunciare alle ricerche perché potrebbe essere che questa qua si è fatta una famiglia e non si vuole far scoprire per non arruinare il matrimonio, capito? Potrebbe avere che io possa avere pure di fratelli, altre sorelle, insomma, non si sa. Capito il Sicuramente, discorso? sì. Secondo te la penso bene o la penso Pensi male? bene, ma quindi non sei interessato Non a. mi sono interessato alla Ma sei coppia, insomma. interessato a conoscerla? Fino a un certo punto. Quindi ci andresti a questo monastero ad informarti che. Però. Questo monastero c'ha l'anonimato, Ma il l'anonimo. monastero si chiama Boel, com'è che si chiama? Builla Ermica, è un comune, Builla Ermica. è una frazione di Il Frosinone, monastero. no? La città, poi Ah, sopra la città Builla Ernica, Ermica, poi Ermica. sopra questa montagna, C'è un come per monastero. esempio Cassino, Monte Monte Cassino, Cassino. Quindi tu sei hai rimasto, ti hanno lasciato dentro questo monastero. E capito? Esatto. il monaco, quello che era, Poi t'ha lo preso. direttore. Io tengo questo ragazzo qua, però è senza Quindi genitori. c'avevano anche i bambini là dentro, Sì, crescevano i c'erano parecchie, bambini. una Quindi ventina tu di sei bambini. cresciuto là dentro. Esatto. E ti ricordi qualcosa di Fino a questo qua? Ti 5 anni. ricordi qualcosa? Appena nato non credo, fino a 5 E anni che ero ti ricordi? abbastanza. Che ti Che ricordi? mi sono pigliato questi No, genitori. che ti ricordi del monastero? Quasi niente. Quindi ti ricordi Quasi niente? E come niente. fai a dire che a 5 anni ti sono presi questi genitori? È perché sono venuti dentro, hanno fatto la domanda. E tu che ne sai che hanno fatto la domanda? Te l'ha detto È tua mio madre? padre, Ah. poi la madre generale che ha l'amicizia con le suore che conosco io adesso A Casteforte. a San Cosma, che prima era Casteporte, hai ragione, Casteporte. Allora si venne a Roma, hanno fatto la domanda e hanno trovato a Tina Capitamastro fatto Ma e hanno marmo scelto a te. e mi hanno scelto a me. Però tu non ti ricordi niente del monastero. Quindi se tu ti porto, se vai a sto monastero, ti ricorderai qualcosa. Ma io qualche cosa la so, E però che ti mo ricordi? E bisogna vedere se esiste ancora sto monastero che ne hanno perché non levato, sto esiste? Come fanno a collegio. togliere il monastero, scusa? Che ne hanno levato, E come è hanno un fatto? collegio, eh. Vabbè, sarà Ma tu sai i cambiato. bambini che stanno tutti a. Sarà cambiato qualcosa, però c'è sempre il monastero. Però bisogna vedere i documenti in che anno mi hanno preso. Io mi ricordo, sono arrivato
Agli 59, mi hanno pigliato nel 59. T'hanno preso il 59. Perciò, E che ne sai tu che t'hanno preso il 59? da 54. Ah, Da più 5 5 anni, fa 59, 59, per no? questo. Però non ti ricordi nulla del monastero. Oh, io, boh, ma tu mi Ti ricordi qualcosa del monastero? tutte suore, Erano suore, ti ricordi le tutte suore? E suore, si poi che ti chiamava, ricordi? una si È chiamava il giorno. Soloreta, Come si chiamava? Soloreta, Soloreta. Soloreta. Quindi c'era una suora che si chiamava Soloreta, era vecchia. A suo tempo era vecchia. Sarà morta adesso. Ricco, non tanto. Sarà morta. Ma. Quando mettevo suore, io me ne scappavo, Se, fa paura che non mi chiudevano, no, ma che ti non mi chiudevano. ricordi qualcosa di quando i futuri genitori, quelli adottivi, ti hanno tenuto a figliare? Sì. Che ti ricordi? Ma l'ho portato a Santa Luca, la casa vecchia che tengo molto E che ti maggiormente. ricordi? Che mi hanno messo a trovarmi tutta la gente di San Lorenzo, Ah, sono da sono vederti. a vedermi a me, a vedere il ragazzino che si è adottato Te lo il ricordi, deserto di insomma? Mazzucco, e tutta la gente, ma così stava la folla, A vedere non centinaia di persone a te. sono venute, minimo 100 persone. Oi, E parlavo bene l'italiano. e poi? E poi? E poi mi hanno pigliato, sono stato con loro fino all'età dell'assistenza. E il nome chi te l'ha dato, scusa? Tu come ti chiami effettivamente? Io non mi ricordo come mi Il chiamo, nome tuo non lo io il nome sai. mio porto originale del collegio Enrico, Enrico è il nome e tuo. poi il cognome portavo Bertini, Ber Robertini, Ro Ber Enrico Bertini. Robertino Rubertini. Enrico. L'ho visto sul strato di nascita quando sono venuto al matrimonio, allora sono venuto là a chiedere sta Quindi tu sull'estratto di nascita c'è scritto Ru tu ti chiami Rubertino Enrico, Enrico, sì. poi sei stato trasformato in Mazzucco Eh sì, Enrico. perché porto il nome dei padri, ma tutti no? Ho capito. Quindi tu prima o poi vorrai conoscere insomma i tuoi genitori reali. Se si può. Insomma, si può, si può. Però oggi vuole che non rovina una famiglia. No, no, Nel non rovina. senso, si è fatta una nuova vita e non si vuole far scoprire. Allora, noi possiamo mettere questo video sulla rete, può darsi qualcuno ti Non sto conosce. scherzando, No, no, veramente, sicuramente. noi mettiamo questo video in rete. Può darsi qualcuno che lo vede, Che me lo, però te lo dico parte. ricorda questi Tu nomi. devi calcolare, il viso da piccolo e il viso da No, grande cambiano, no, però vanno il tuo somigliando. viso sicuramente sarà uguale alla tua madre vera, quindi meno male, sicuramente qualcuno se lo vedrà questo Tu devi video, venire alla la somiglianza. somiglianza. Ho capito. Quindi noi lo mettiamo in rete questo video, lo mandiamo in giro, può darsi qualcuno. Ah, dai l'indirizzo dove ti possono trovare. A me, via Francesco Baracca, Dove? San Cosimo e Ok, mica c'è anche un numero di telefono? Damiano. 6093 6093 76 e il prefisso? 0771. Ok, quindi se qualcuno ha intenzione di contattarti per darti notizie della tua vera madre, può contattarti Però te lo all'indirizzo. hanno fatto tu. Per fare una prova del DNA ci vuole un permesso dalla legge, No, ma tu non devi fare dall'autorità. nessuna prova del DNA, perché se tua madre effettivamente è ancora viva, può darsi si ricorda di questo fatto e ti vuole un'altra Però volta. anzi è più lei, è più facile da trovarmi a me che io a trovare a E lei. appunto, perché tu non la conosci, No, io lei no. sa le cose, capito? Sa dove ti ha lasciato, con chi ti ha, capito? Però bisogna pure in che anno mi ha partorito, quanti anni c'ha adesso e quanti c'ha Quant'anni prima. c'aveva? Può darsi pure era una ragazza ma piccola, 18, 29 anni, Quindi 16 quando anni. parleremo? Una settantina, Può quant'è? darsi, può darsi. Vabbè, ok, noi metteremo questo video in rete così se qualcuno ha intenzione di contattarti e di conoscerti per farti trovare veramente la madre, ti può contattare a quel numero che tu hai dato, va bene? Ok? Arrivederci. Grazie.